Il caso clinico riguarda un signore di 69 anni, un pensionato, e questa prima informazione che vi do è relativa alla sua comorbidità ed effettivamente quella più importante, che insomma ha pregiudicato poi i trattamenti successivi, perché lui 20 anni fa ha avuto una diagnosi dai nostri colleghi ematologi di chiastrinopenia idiopatica. Idiopatica significa che alla fine loro hanno tentato in lungo e largo di chiarire le cause possibili, sottoponendolo a biopsie varie, ma non è venuta fuori mai una diagnosi, come succede spesso ovviamente anche in ematologia, con dei valori medi di piastrina di 30.000 piastrine per millimetro cubo, quindi veramente molto bassa, che tuttavia non hanno impedito al paziente di trascorrere la sua vita normalmente e soprattutto di sopportare poi tutto quanto l'iter terapeutico che si è apprestato a sopportare successivamente, a subire successivamente. Nel 2018, quindi 20 anni dopo circa per questa diagnosi, si è ricoverato in otorino con questa diagnosi di accettazione. Aveva una voce nasale, per cui la diagnosi di accettazione è deviazione del setto nasale, niente di più di questo, ipertrofia di turbinate inferiori e sinusite etmoide mascellare bilaterale. Ha donato, che ha fatto? Ha fatto una biopsia nel corso del ricovero, una biopsia della fossa nasale destra, evidentemente c'era qualcuno che voleva cercare di andare un po' avanti, oltre, chiaramente, perché la diagnostica poi suggeriva tutt'altro. La biopsia ha documentato tout court, carcinoma squamoso non cheratinizzante indifferenziato tipo RegO della mucosa nasale. Il dato di PD-L1 18 del 2018 non era assolutamente disponibile. Vi dico che per curiosità l'abbiamo chiesto ai nostri colleghi e dobbiamo avere questo tipo di risposta. Abbiamo recuperato il pezzo perché io sono curiosa e ora vi dirò anche perché. Quello che posso dirvi invece, il dato acquisito successivamente è relativo ad una positività di Epstein-Barr virus, come succede spesso in questo tipo di tumore testacollo che è un po' diverso da quelli che siamo abituati a trattare. La TAC di gennaio agli esordi e la diagnosi, qui ovviamente anche i non addetti ai lavori possono rendersi conto di questo sfacelo, ovvero di questa semisfenoidali, etmoidali posteriori, porzione medio-posteriore della fossa nasale sinistra, intero seno mascellare e omolaterale, sono completamente occupati da questo tessuto isodenso con impegno del complesso osteomiacale che, come potete vedere, sfonda benissimo il seno mascellare omolaterale, anzi malissimo, e comunque non ci permette di riconoscere neanche la struttura dei turbinati di sinistra. Che cosa ha fatto questo paziente? Ha fatto un intervento chirurgico con 30.000 piastrine. Si è sottoposto a questo intervento, antrostomia media, etmoidectomia anteriore bilaterale, per me paroloni, insomma è stato un po' smontato, e sfenotomia sinistra e una septoplastica endoscopica. Circa ha avuto una serie di complicanze post-operatorie, ma che voglio dire, non avevano nulla a che vedere chiaramente col valore delle piastrine. Nel luglio del 2018, quindi circa 5-6 mesi dopo la valutazione collegiale del nostro team multidisciplinare, il paziente è arrivato abbiamo pensato, un tumore squamoso. Che cosa facciamo? Lo trattiamo non con il cisplatino che poteva incidere molto sulle piastrine già basse, abbiamo fatto il carboplatino AOC2, che tuttavia sono riuscita a fargli soltanto per 2 settimane. Qui abbiamo discusso molto su quale potesse essere il trattamento più opportuno per questo paziente, perché il paziente comunque ha avuto dopo le 2 settimane di cisplatino un valore di piastrine che per la prima volta comunque risentiva ovviamente dell'azione del chemioterapico. Quindi una piastrinopenia G2, gli è arrivato un valore abbastanza basso di piastrine, senza bisogno comunque di trasfusioni. E sostituito, poi ho pensato, applichiamo il Bonner vero e proprio con un trattamento concomitante radioterapico e target. Ha fatto l'Erbitux, 250 mg metro quadro settimanali. Ha finito il trattamento, ora ci dirà il dottor Scognamillo delle immagini, ci commenterà le immagini tecniche, a fine settembre 2018, che ha ottimamente tollerato, nel senso che i suoi problemi di gastrinopenia chiaramente sono scomparsi completamente, ha avuto soltanto una sossicità cutanea G1, ma ha tollerato molto bene il trattamento. Questa è già l'immagine della TAC in cui potete, almeno qui vi invito a guardare, non so se si riesce a vedere bene, quanto la malattia nella sua componente intrinseca, diciamo, ha cambiato le sue caratteristiche. Possiamo cominciare ad osservare all'interno delle aree colliquate, quindi nel senso che ci ha fornito degli elementi di risposta. Lascio a Gianni il commento tecnico però sulla radioterapia. Io ho lungamente parlato col paziente, cercando di spiegargli che probabilmente un trattamento semplicemente contenitivo, palliativo, non avrebbe prodotto grossi risultati. E ci siamo chiariti su quelle che potevano essere, quello che potesse essere il percorso della malattia, e così, considerando che era sintomatico, l'età, le condizioni, devo dire, ottime,
ho deciso di avventurarmi, nel vero senso della parola, a trattarlo come se fosse un nasofaringe di dimensioni più contenute. Quelle che vedete in diverso colore sono le diverse dosi, diciamo, le isodosi tra il volume compreso a differenti dosaggi. Nel rosso è compresa la quota parte che ha raggiunto i 71 gray come dose biologica. Quella in verde, il 59,4, siamo un poco oltre 60 gray come dose biologica, e la parte in blu, quella profilattica, a dosi ancora più basse. Come vedete qui sulle immagini di destra, c'era anche un linfonodo abbastanza voluminoso che ho trattato come avente necessità di dose massima. Okay? Devo dire che il consenso informato è stato bene accettato, nonostante i rischi di poter dare problemi importanti, però questa non è stata una clausola vessatoria. Non ho detto al paziente che ti tratto soltanto se facciamo così, né tantomeno accetta questo perché altrimenti io non ti faccio nulla. Quindi è stato veramente un accordo con il paziente. E 4 mesi dopo, diciamo, c'è stata questa diagnosi. L'espanso eterologo segnalato, lo vedete voi, appare attualmente ridotto di volume e disomogeneo, aree di colliquazione contestuale. Riduzione della compressione sul palato duro a sinistra. A questo punto c'è da riprendere il discorso del nivolumab. Allora, quindi questo è il quadro di TAC, nel senso che poi alla fine avevamo avuto una risposta in questo paziente, il che ovviamente ci ha abbastanza confortati. Non ci dimentichiamo che ad agosto 2018 è arrivato il dato importante di rimborsabilità dell'AIFA per il nivolumab. Allora, e questo teniamolo come informazione, diciamo, l'abbiamo tenuta come informazione importante da poter utilizzare successivamente. Infatti ad aprile 2019 il paziente ha fatto una nuova TAC del massiccio facciale che ha mostrato una crescita del processo espansivo noto. Per cui, che cosa abbiamo pensato di fare? In indicazione, questa indicazione l'ho messa ovviamente doverosamente tra virgolette, abbiamo cominciato a fare nivolumab 1.14. Ovviamente questo è il quadro TAC di novembre, laddove il paziente ha continuato a fare nivolumab per quasi 2 anni, adesso ad aprile saranno 2 anni di trattamento. C'è sicuramente, vero Gianni, una persistenza di malattia, ovviamente una persistenza di malattia, ma chiaramente quello che noi, su cui abbiamo puntato, ed effettivamente è stata una scommessa per quanto riguarda questo paziente, è stato il risultato in termini di stazionarietà di malattia, laddove un paziente che tuttora è in condizioni ottime, è un PS01, ha una TAC che in altri distretti è assolutamente negativa, non ha effetti collaterali dal trattamento salvo un lieve ipertiroidismo che comunque è trattato farmacologicamente, per cui è compensato, e questa è la nostra scommessa, è un paziente che continua ancora a fare terapia. Ci metterò veramente 5-6 minuti per dirvi quello che ha animato ovviamente la mia e sostenuto in qualche maniera la mia decisione. Ora che sono andata a riguardare tutto quello che è venuto fuori all'ESMO, insomma, che è una sorta di summa di trattamenti proponibili per i pazienti con tumore squamoso affetti da tumori di cavo orale, laringe, orofaringe, ipofaringe, in questo special article che diciamo raccoglie un po' i consensi delle linee guida IHNS dell'ESMO e dell'estero, era chiaramente scritto che si escludono i pazienti con tumore nasofaringeo, perché comunque questi sono dei pazienti che hanno delle caratteristiche molto particolari. Bene, anche questo ho considerato, ma nel momento in cui ho pensato di fare questo tipo di trattamento l'ho considerato come un paziente con un tumore squamoso to cure, per cui anche le linee guida dicono che nei pazienti pretrattati col platino che lui aveva fatto, ma che purtroppo non è andato a buon fine, nel senso che dopo più di 2 settimane non siamo riusciti a fare, e con una progressione entro 6 mesi di malattia, l'immunoterapia poteva essere un trattamento proponibile. E questo, diciamo, mi ha confortata. Poi sono andata a guardarmi, perché insomma mi sono incuriosita, a guardare intorno, e quando insomma ho cercato di elaborare una possibilità di trattamento per questo paziente, ho detto vabbè, ma questi nasofaringei come vengono trattati? Effettivamente poi ho trovato delle cose interessanti oltre oceano. La Chinese Clinical Oncology ha pubblicato nel 2018 e nel 2019 questi due lavori. Nel primo si parla di strategie di combinazione radioterapia e immunoterapia in questo tipo di tumori, laddove si dice che questo
beneficio dei trattamenti radioimmunoterapici si ottiene quando vengono utilizzati indipendentemente, cioè in momenti differenti dalla storia naturale di questi pazienti. E che cos'è che rende suscettibili di questo tipo di trattamenti i nostri pazienti? Il fatto che siano tumori con un T-liber espresso, ne abbiamo parlato ampiamente, di quanto sia importante l'infiltrato linfocitario in questi pazienti. Il fatto che in questo tipo di patologie c'è un'upregulation del PD-L1 che ci torna utile nelle strategie terapeutiche. E soprattutto, come succedeva per Donato, questa associazione frequente che poi tanto dice sulla risposta immunitaria con la positività dell'Epstein-Barr virus o del papillomavirus. Altro lavoro più recente, le acquisizioni recenti nel trattamento di questo tumore ci permettono di utilizzare anche la biopsia liquida, questa è sempre un'esperienza cinese ma molto interessante, per poter screenare i pazienti in origine e successivamente nel valutare i valori dell'HBV-DNA di questi pazienti, nel testare quanto cambino dopo i trattamenti e utilizzare queste informazioni a scopo prognostico. E soprattutto un dato interessante, che poi è quello che riguarda anche il nostro paziente, il dato di OS. Nei pazienti trattati con l'immunoterapia addirittura c'è un dato di OS di un anno. E c'è un altro dato, e credo che Paolo ovviamente ne abbiamo parlato anche qualche giorno fa, riguardo a questi pazienti, ovvero fare o meno il trattamento, diciamo, neoadiuvante, oppure quel trattamento che si propone ai laringei per la preservazione d'organo, il trattamento di induzione, forse per questi pazienti può avere una qualche utilità. Guardiamoci intorno, poi alla fine, insomma, mi è venuta inizialmente la depressione guardandomi intorno, cioè considerando che in fondo il nivolumab nei pazienti affetti da tumore del polmone ci dava questa risposta bellissima, sopravvivenza a 5 anni nei pazienti che venivano già trattati, pretrattati. Ma anche se ci guardavamo intorno e guardavamo il rene, anche in questo caso, nello studio di confronto del nivolumab con l'everolimus, avevamo delle risposte bellissime in termini di overall survival e di durata della risposta. E ancora, quello che poi ovviamente lo studio che ha, diciamo, dato al nivolumab il lustro che ovviamente si merita, che ha riguardato il melanoma, nello studio nell'associazione nivolumab-ipilimumab, 5 anni di sopravvivenza. Però per quanto riguarda noi invece, diciamo che sono delle esperienze ongoing e che comunque, diciamo, anche nel piccolo possono confortarci. Questo è il dato pubblicato a luglio del 2019 che dice che c'è la possibilità che si possa ottenere un certo beneficio, chiaramente un dato derivante da una sottoanalisi del CheckMate 141, nei pazienti che continuano a fare il nivolumab anche dopo la progressione. Questa è una post hoc analysis che ha dimostrato che il 25% dei partecipanti allo studio non avevano nei cambiamenti delle caratteristiche nella risposta alla patologia, ma il 25% di essi invece avevano uno shrinkage del tumore dai tessuti circostanti, e che questo poteva avere una certa durata interessante. Addirittura c'era una quota parte di pazienti che avevano una risposta, una riduzione della neoplasia in termini percentuali anche superiori al 30%, con un mantenimento della risposta mediana ovviamente di circa 8 mesi, il che ovviamente non poteva che confortarci. E questo, che cosa c'è di più autorevole del Lancet? Era luglio del 2017, Lancet cosa diceva? Che la possibilità di poter utilizzare il nivolumab nei pazienti metastatici platino refrattari poteva dare loro un miglioramento della qualità di vita, nel senso che risparmiava il deterioramento della qualità di vita rispetto invece al trattamento standard. Ovviamente questa è un'altra analisi approfondita, nel senso che cosa abbiamo potuto osservare? I pazienti trattati con cetuximab, e c'è proprio il nostro paziente, come rispondevano se successivamente venivano trattati con il nivolumab? In realtà il dato è un dato fondamentalmente di efficacia e di sicurezza, che dà sicuramente un miglioramento in termini di mediana di risposta in mesi del nivolumab rispetto all'investigator choice. Sicuramente va meglio in quei pazienti che non erano stati esposti al trattamento con il cetuximab, perché effettivamente anche il cetuximab, e lo diceva Graziana prima, noi ci auguriamo davvero di poter recuperare questo tipo di dato, perché il cetuximab ha un'azione importante nell'immunomodulazione e quindi ci dà la possibilità successivamente anche di poter, diciamo, disquisire su come la risposta immunitaria può lasciarsi influenzare in bene o in male dall'azione del cetuximab. Ora parliamo invece di real world, cioè di quello che succede non negli studi clinici ma nei nostri pazienti, come è successo ovviamente a Donato. Questo richiama uno studio che ha presentato Paolo poc'anzi, ed è un'esperienza molto bella, devo dire, che loro hanno fatto su 120 pazienti circa, per concludere che
effettivamente questi pazienti trattati con platino e cetuximab, in realtà nella metà di questi, quindi circa 50 di questi pazienti, arrivavano poi ad una seconda linea perché era difficile per decadimento delle condizioni generali, ovviamente, o magari per uno stato di avanzamento della malattia, sottoporli a trattamenti successivi. È difficile, cioè la definizione della seconda linea dipende molto da quello che decidiamo di fare nella prima linea. E questo è sempre un dato di real life molto bello, un'esperienza vicina a noi, un'esperienza tedesca, anche di questo ha parlato Paolo, ve la faccio vedere molto, molto rapidamente. Pazienti trattati con nivolumab con malattia ricorrente metastatica, un dato interessante che riguarda chiaramente l'OS. L'OS, stiamo parlando ovviamente di 12 mesi, ma anche di 18 mesi si conserva il dato di OS. Il dato di OS che non è molto modificato dall'età al di sotto, al di sopra dei 70 anni, che diciamo che è leggermente modificato, ma più o meno simile in relazione alla sensibilità oppure alla rifrattarietà del platino. Poi ovviamente mi sono entusiasmata quando ho visto che anche nella real life c'erano di mezzo pazienti col tumore nasofaringeo, con delle con delle risposte in termini mediane di OS tutto sommato non proprio diverse da quelle dei pazienti con patologie sicuramente più frequenti e più studiate, come i tumori del cavo orale o i tumori dell'orofaringe. Questa è ovviamente la risposta del nivolumab nei pazienti che ottengono il massimo della risposta. Quel massimo della risposta può essere anche semplicemente la risposta parziale o la risposta completa, in alcuni casi o addirittura la stabilità di malattia, come nel nostro paziente, laddove molti di questi pazienti erano già stati sottoposti a uno o due linee di trattamento, se vogliamo, successivamente. Questa è l'immagine più bella che abbiamo visto anche prima, che commento molto rapidamente e che ovviamente ci dà tutto questo tipo di informazione positiva. Guardate le curve come si separano a un certo punto riguardo alla possibilità che la scelta, questo tipo di scelta terapeutica rispetto all'investigator choice, possa darci i risultati che noi speriamo. I dati di Safety li abbiamo già commentati, anche qui le tossicità di grado 3-4 nei pazienti trattati sono praticamente pochissime. E anche questa non è altro che un'ulteriore definizione di quello che dicevamo, una sottoanalisi dell'outcome a lungo termine dei pazienti trattati, sempre del CheckMate 141, che ovviamente ci definisce meglio il dato dell'OS, ma anche il dato della PFS, pensate a 2 anni, che è decisamente diverso rispetto all'investigator choice, e le risposte parziali che possiamo osservare, ma anche le risposte complete che possiamo osservare, con una durata di risposta media che è un dato ancora non raggiunto, ma sono sicura che ovviamente potremo definire, è soltanto una questione di tempo, è la safety importante. Quello che voglio dire riguardo al nivolumab, e soprattutto riguardo al nivolumab nella nostra esperienza, è che sicuramente ridefinisce le aspettative e le qualità di vita del paziente oncologico, che in pazienti selezionati ci permette di pianificare l'algoritmo di trattamento efficace, ora più che mai, ci consente di essere utilizzato con un elevato margine di sicurezza, ormai ne abbiamo anche ampia esperienza, anche grazie ad altre patologie, e poi mantiene questo dato così importante di OS che ci fa fare delle scommesse future sulle nuove ipotesi di trattamento. Grazie.